e quindi a me il compito di inaugurare oggi qui e partirò facendo delle considerazioni che iniziali che ho già fatto la scorsa volta, mi dispiace che non c'era e dovrà sopportare di sentir dire qualcosa di simile, ma bisogna necessariamente partire dal titolo, mi passa la materia di programma. Bisogna necessariamente partire dal titolo perché stranieri a Venezia, non lo dico in inglese perché non mi riesce. Stranieri a Venezia perché Marta e Patrizia hanno pensato bene, dico io, di ispirarsi al tema della Biennale quest'anno, che è stranieri ovunque, e Pedrosa quest'anno ha giustamente, secondo me, pensato di riflettere sulla condizione del migrante, dell'esule, straniero, non solo perché è un po' lo specchio dei nostri tempi, ma anche perché l'arte per sua natura deve essere anche esule, deve anche migrare verso nuovi territori. Quindi l'artista è guai se l'artista si chiude entro i confini del già fatto, del già visto, del già noto, del già sperimentato. Deve sempre sentirsi straniero, attraversare quel confine, perché da quell'attraversamento quasi sempre viene un arricchimento, un'apertura. Viceversa, chi è esule o chi è migrante ha comunque delle radici, ha comunque delle origini, ha comunque un'identità, un legame con un luogo, con una cultura, con una tradizione, e anche questo nell'arte è importante, perché la radice è possibile poi allontanarsi da quelle radici, ma le radici in fondo poi rimangono, come la parola stessa dice, radicate all'interno. Fatta questa premessa, oggi l'impresa è veramente improba, perché c'è davvero una mostra estremamente densa di suggestioni e mi è stato chiesto, come la scorsa volta, di dire qualcosa di ciascuno di voi, quindi armatevi di pazienza perché siete numerosi. E per semplificare un po', per non abusare della vostra pazienza, ho pensato di individuare tre macro categorie, definiamole così, nelle quali un po' accorpare, suddividendo i vostri lavori, ricordo direttamente agli artisti, tre macro categorie che in qualche modo individuano dei tratti comuni, quindi la materia, la visione e il visibile. La materia, è chiaro che ci porta quasi subito e inevitabilmente alla scultura, quindi ai in particolar modo ai due scultori presenti in mostra, un nuovo ingresso, Michele Mirabella, Manuele Mirabella, lui è un giovane siciliano che in realtà vive da molto tempo in Toscana, si è formato all'Accademia di Carrara, ha studiato lì, ha studiato scultura, e ha iniziato esordendo con materiali tradizionali, quindi la pietra, l'argilla, il bronzo, e poi ha sentito l'esigenza di sconfinare e quindi di arrivare a sondare le possibilità, potenzialità espressive di altri materiali come la gomma piuma. Le opere che vedete di là sono realizzate in gomma piuma. Ma al di là della ricerca che c'è dietro il fatto di cimentarsi con materiali diversi da quelli tradizionali, nel suo caso quella materia così malleabile serve per raccontare il corpo della donna. Per farlo con un tratto, per certi aspetti anche voyeuristico, perché no, ma non c'è nulla di male in questo, l'hanno fatto già altri artisti nel corso del Novecento. In realtà però dietro a quello che può sembrare un richiamo erotico esplicito c'è per Manuele la volontà di raccontare il corpo della donna in una chiave diversa, forse proprio eccessiva per richiamare però l'attenzione su un corpo che invece, lo sappiamo, troppo spesso è usato, abusato, strumentalizzato. E il suo sguardo negli anni, io ho visto alcune cose degli anni passati, dal corpo, no? In senso pieno, è iniziato a creare una sorta di close-up. Avete presente nel cinema, no? Quando c'è questo primo piano che trasforma un dettaglio in qualcosa di monumentale? Ecco, lui è iniziato ad entrare, no? Nelle pieghe, negli anfratti del corpo femminile, ad ingigantire questi particolari e dargli un aspetto che è quasi, direi, monumentale.
che quelli sono dettagli del corpo che però estrapolati diventano, insomma, acquistano davvero una dimensione scultorea. Parlando di scultura, Vincenzo Di Piazza, che gioca in casa, lui oggi è a Venezia, mi dicevano, quindi ascolterà poi la registrazione. Vincenzo Di Piazza è pistoiese e il suo lavoro è interessante perché ci porta a riflettere su come lo sconfinamento di cui parlavo prima, andare in altri territori, abbia nel Novecento riguardato in primis la scultura. Se ci pensiamo bene, la pittura in qualche modo sì, si è aperta al nuovo, alla materia, ma è stata la scultura a dover rivedere i propri confini semantici. No, noi oggi con la parola scultura non possiamo, al di là dei limiti della lingua italiana, che visto che manca di un termine ulteriore, no, per indicare un'opera d'arte che occupa uno spazio, quindi dobbiamo servirci della parola scultura per definire qualunque opera che occupi uno spazio, che sia fatta di materie e di volumi. E questo ha fatto sì che molte innovazioni avvenissero proprio nell'ambito della scultura. Vincenzo Di Piazza in qualche modo accoglie quell'eredità. L'opera che vedete di là si rifà alla tradizione dell'arte povera, altre che sono a Venezia combinano materiali diversi, alcuni nobili, alcuni di recupero. Però che cos'è che ci dicono? Ci dicono che l'eredità del Novecento ha fatto sì che nella scultura il concetto, il fare, il processo creativo, la processualità creativa diventasse in qualche modo più importante del contenuto. Quindi si rompe con l'innovazione dell'arte del Novecento il rapporto tra forma e contenuto e la materia conquista un'espressività propria. Parlando di espressività della materia, arriviamo a Luana Valdi, la quale però oggi mi ha spiazzata, perché io la conoscevo per le sue opere d'arte informale, sempre però su supporti bidimensionali, quindi con una materia che è densità di tante cose, e qui la ritroviamo con un'opera quasi secessionista per questa presenza dell'oro. In realtà mi raccontava è un po' l'esito della visita alla mostra di Kiefer, quindi al suo girasole, ai suoi fiori. E devo dire però che nonostante sia un'opera nuova, che l'ha vista anche poi cimentarsi in un lavoro, diciamo, scultoreo, Luana mantiene la sua cifra, mantiene soprattutto questa volontà di fare della materia qualcosa che le consente di tirare fuori una necessità, un'urgenza, un bisogno espressivo. Quando parlo di materia, nel suo caso intendo tante cose, no? Gli ho chiesto di cosa fosse composto questo elemento, lei mi diceva c'è il cemento, c'è lo stucco, c'è la resina, c'è la colla, e tutto questo poi viene, evidentemente subisce un'ulteriore trasformazione nel momento in cui subentra il colore. Quindi la materia, se ci pensiamo bene, proprio per questa, anche qui, processualità che comporta, è la più forse efficace visualizzazione del tempo. Noi il tempo non lo vediamo, lo subiamo, lo attraversiamo, ma la materia invece in qualche modo gli dà forma. E a che tipo di tempo dà forma la materia? Non solo al tempo cronologico, il tempo, quello scanditore, eccetera, ma soprattutto al tempo interiore, quello che Bergson definiva il tempo della vita, no? Il tempo che noi misuriamo interiormente e che non ha un primo, un poi, un luogo, un presente, un passato, ma in realtà vive di memorie, di suggestioni, di emozioni che, dice Bergson, sono come una valanga, no? Che noi attraversiamo. E mentre l'artista è lì, lei diceva, con le mani a modellare, a preparare, a mescolare la materia che poi prenderà corpo sul supporto, è proprio questa dimensione del tempo che viene fuori, quindi materia come densità di emozione, di stato interiore, di stato di coscienza. Passando invece all'altra categoria, che è quella della visione, ho detto che ci sono visione e visibilità, che sono affini ma non sono evidentemente assimilabili e sovrapponibili.
Per visione che cosa intendo? Beh, intendo dire che lo sguardo dell'artista evidentemente non è mai neutro, no? È sempre il condensato. Noi guardiamo le cose attraverso un filtro, il filtro delle nostre esperienze, dei nostri stati d'animo, dei pensieri, dell'hic et nunc che si lega all'atto creativo, ma anche della memoria, no? Dell'esperienza che l'artista porta con sé. E quindi l'opera d'arte è il risultato di questa visione che di fatto trasforma le cose, come nelle opere di Milvio Soli. Io sentivo prima, ascoltavo i commenti dei miei amici artisti. Milvio è un artista che io, scusate, amo particolarmente, l'ho presentato qui in occasione della sua ultima personale, ed è straordinario il lavoro che questo artista porta avanti. Da quanti anni, Milvio? Molti. 55, con una metodicità che io trovo straordinaria, perché nell'arte il metodo è parte integrante del processo, e queste forme astratte che voi vedete in realtà nascono, sono il risultato proprio di quel filtro, no? Della visione, di quella capacità di vedere non oltre ma attraverso le cose con la leva dell'immaginazione. Questi sono dei particolari delle rocce della Gallura. Non so chi di voi abbia mai visitato, io no, ho visto in fotografia queste scogliere meravigliose che già di per sé sono un capolavoro della natura, sono rocce bianche che nascondono delle forme, ma l'occhio di Milvio Soli quelle forme sa vederle, sa anche immaginarle, sa con appunto la forza proprio dell'immaginazione vedere e riconoscere in queste forme dei corpi femminili, dei profili, dei tessuti. Ognuno di noi può poi a sua volta di fronte a questi lavori fare indovinare la presenza di forme di ogni genere, e ovviamente il colore aiuta questo processo astrattivo, colore che io devo dire con questa luminosità e potenza e anche con questo coraggio, perché sono colori difficili in pittura, ho visto solo in contorno, quindi dico sempre questa cosa perché credo che ci sia davvero anche nella cultura visiva, e qui la visione che non è mai diretta ma è sempre filtrata anche dalla cultura, dalle cose che l'artista ha visto e assimilato, credo che in questo caso possa essere abbastanza evidente. Così come nel suo caso mi piace sempre ricordare quello che diceva Leonardo quando consigliava all'artista di alimentare l'immaginazione guardando le nuvole, guardando le macchie sui muri, e dice: lì vedrai, osservando in quella vaghezza, in quella macchia indistinta, vedrai delle navi, vedrai dei cavalieri. Ecco, questo è un esercizio che Milvio ripete sempre, di continuo. Potrebbe dipingerle ad occhi chiusi lui quelle rocce, talmente tante volte le ha viste, invece continua sempre a dialogare con quelle rocce, con quei frammenti di natura, e continua sempre a generare visioni nuove, e questo è qualcosa di straordinario. Dopo Milvio passiamo a Michele Verrò, che non è arrivato, mi sorprende, lui è l'altro fiorentino presente in mostra. Michele l'ho presentato proprio poche settimane fa in occasione di una sua personale che si intitolava Oltre il visibile, e io ho cercato di spiegare appunto come questo oltre non fosse un salto così nella astrazione, nel concetto puro, ma ho cercato appunto di spiegare come oltre il visibile ci fosse quell'invisibile, come ho cercato di dire finora, è fatto di tante cose. E ho riportato l'esempio di un grande filosofo del Novecento, Carlo Ponti, che diceva: l'invisibile è come la luce, e noi vediamo attraverso la luce ci consente di vedere le cose, ma la luce non ha corpo. E quindi noi ci illudiamo di osservare le cose direttamente, mentre invece c'è sempre un invisibile che funge da filtro. Aristotele lo definiva il diafano, no? Questa densità che noi possiamo attraversare con lo sguardo e che ci consente di vedere le cose, che influisce sul nostro modo di vedere le cose. Ecco, questo diafano che fa venire fuori un invisibile che è fatto di stati interiori, di stati di coscienza, di emozioni, nel caso di Michele Verrò è il colore.
E ovviamente capite bene che in una pittura di questo genere non c'è un disegno preordinato. L'artista si mette lì, può scegliere che colore userà, può scegliere che densità darà al colore, alla stesura, ma non può sapere dove il colore lo porterà. Quindi questo invisibile è un invisibile che l'artista non controlla, è un invisibile che affiora come se fosse quasi un'epifania e quindi una manifestazione che ha in sé qualcosa di miracoloso nella misura in cui sorprende l'artista stesso perché non sa dove il colore lo porterà. E poi nel suo caso sono evidentemente le memorie che rivivono in questo invisibile, sono anche memorie del paesaggio, memorie di orizzonti, memorie di cieli, memorie di superfici. Quindi l'atto creativo attraverso il colore è l'affioramento di un vissuto, di un'interiorità che chiede appunto di essere ascoltata. Ed è un po' su questa stessa traccia che si colloca il lavoro di un altro carissimo amico e artista che stimo immensamente, che è Franco Margari, l'altro fiorentino in mostra stasera a Firenze, vince perché siete in netta maggioranza. Nel caso di Franco mi piace dire che anche lì c'è un invisibile che si manifesta, ma è un invisibile che risponde ad una domanda esistenziale, ad una ricerca di senso, che inizia come sguardo interiore, introiettato, mi piace dire, ma poi questo sguardo si rivolge al mondo. E nell'idea, quindi, non è un monologo interiore, come spesso l'arte informale, no, richiede. Non è solo l'artista che si guarda dentro e che un po' in maniera autoriferita indaga il suo mondo privato e intimo. Ma in Franco c'è questa necessità, certo, di rivolgere lo sguardo all'esterno, ma anche poi di riportarlo verso la realtà, di riportarlo verso il vivente, perché questa dimensione della natura, che pure è evocata e mai rappresentata nei suoi lavori, sembra dirci questo: non è l'uomo misura di tutte le cose, ma è l'uomo nell'equilibrio con il vivente, nell'equilibrio con la natura, l'unica via percorribile. E nei suoi lavori lo vedrete, c'è l'insieme, mi piace dire, di pathos e di logos, perché c'è il dramma, se vogliamo, la lotta, la tensione del colore, che spesso è un subollire che si vede qui nella parte bassa del dipinto, e poi c'è questa estensione verso la luce, verso un orizzonte. Qui Franco non ha esposto delle opere che prevedono la presenza anche di lamine metalliche, no? Un effetto luminosissimo, riflettente, che ancora di più dà quest'idea di un orizzonte di senso, che però è un orizzonte che mette ordine a quel caos. Il colore è una densità magmatica, caotica, sofferta, ma c'è lo sguardo che si rivolge fuori e che trova nella ragione, che trova nella luce dell'intelletto la possibilità di un equilibrio. Finita questa sezione, anzi no, scusatemi, c'è da inserire Chiarantini, che anche qui mi sorprende oggi perché io lo conosco come fotografo, però devo dire una sorpresa relativa perché oggi lo trovo come artista digitale. Non mi sorprende perché il fotografo, specie se appunto non lavora con l'analogico ma con il digitale, è portato per necessità a confrontarsi, a familiarizzare con questi strumenti, Photoshop e via discorrendo. Di conseguenza è un po' quasi naturale che poi ci sia un'evoluzione anche verso l'arte digitale, forse proprio per la necessità di superare quel vincolo con il reale che la fotografia non può mai in qualche modo cancellare. Io nasco da giovane pittore. Esatto, quindi l'arte digitale è, diciamo, la fusione tra i due linguaggi, tra i due piani espressivi, e che lui fosse pittore si intuisce perché c'è questo senso del colore, degli equilibri cromatici, dell'energia anche che passa attraverso il colore, che evidentemente forse solo non è mai lo strumento che fa l'opera, è sempre, diciamo, come lo strumento viene usato, e quindi anche la sensibilità che guida la mano nel riuscire a calibrare gli equilibri cromatici ed espressivi, come Chiarantini è riuscito a fare. Passando invece alla sezione del visibile, che evidentemente è quella che ci riporta più sulla realtà, sulla figurazione,
Inizierei con Alessandro Bini. Alessandro, lui è, che oggi è la sua prima mostra, diciamo che si dipinge da sempre, anche se questa è la prima volta che ha sentito giustamente la necessità di mostrare i suoi lavori in pubblico. Ma c'è da dire però di lui una cosa, un elemento che non è solo biografico ma è essenziale anche per la comprensione della sua pittura, ovvero che Alessandro è uno scrittore anche di un certo livello, di un discreto successo, e dunque è come se lui avesse trasferito in pittura gli stessi strumenti della narrazione, no, letteraria. Perché la sua pittura vive di colpi di scena. L'avete visto, no? I due lavori che sono in mostra, anche il terzo, devo dire, con il cyborg che concorre e gareggia con i corridori, e poi c'è questa scena familiare con un lucertolone che in maniera disinvolta corre insieme. Sono delle iperboli, sono degli effetti surreali, sono dei colpi di scena, e quell'elemento estraneo che non ti aspetteresti in quel contesto. E lui davvero ci porta sulla tematica della straniero ovunque, no? Della vivere l'elemento di diversità come un elemento alieno, come qualcosa che fa eccezione a tutto il resto e che per questo non ci riguarda, no? Il diverso verso cui noi puntiamo il dito. Ma invece forse a me piace pensare che lo scopo di Alessandro sia quello di fare come faceva Bosch, Hieronymus Bosch, no? Avete presente? Lui, pur essendo insomma cattolicissimo, dipingeva questi diavoli orribili, e io mi ricordo, mi rimase impresso quando studiavo all'università, questo libro di Trevor Roper che diceva: ma come mai Filippo II, re cattolicissimo di Spagna, collezionava le opere di Bosch? E beh, dice, perché Bosch mostrava gli uomini per come sono e non per come appaiono. Ecco, mi piace pensare che quel cyborg, quel lucertolone, invece di essere un alieno che non ci riguarda, mostri invece il diverso che vive dentro di noi, che è un diverso mostruoso in questo caso, perché ha bisogno di quella mostruosità per emergere, per farsi vedere, ma in realtà è un diverso che sta ad indicare quell'unicità, quella diversità di cui ciascuno di noi è il portatore, che però rifiutiamo e che però dissimuliamo e che però mascheriamo, perché siamo in qualche modo portati a rientrare entro i canoni di una cosiddetta normalità che andrebbe poi invece ridiscussa e ridisegnata. E tutto questo lui lo esprime con una pittura, devo dire, notevole da un punto di vista proprio esecutivo, nonostante diciamo sia un giovane artista, ma la meticolosità e l'impegno che mette dà il senso di una scrittura per immagini che, come quando si scrive un libro, allo stesso modo richiede tempo anche nella realizzazione di un dipinto. Parlando di visibile, vengo al mio carissimo amico Luciano Borin, che non c'è più purtroppo, ma c'è vivissimo nei suoi lavori. C'è qui per lui oggi la moglie Sonia, che è anche un'artista di cui parlerò tra poco. Anche lei ha due armi, ma già promette bene. E non è facile parlare di Luciano in poche parole, anche se è doveroso per me farlo. E tra l'altro Sonia in questa occasione ha giustamente pensato di fare una piccola retrospettiva, portando un po' di opere che raccontano i suoi periodi. E cosa posso dirvi di Luciano? Devo dirvi alcune cose essenziali, avevo bisogno di un po' della vostra pazienza. Beh, intanto partire da un'idea. Era un uomo coltissimo che conosceva l'arte a menadito e che ha iniziato appassionandosi alle due più grandi avanguardie del Novecento, il cubismo e il futurismo. Le ha studiate, ha cercato di entrare in quei meccanismi visivi, compositivi, li ha introiettati, li ha metabolizzati e li ha fatti suoi. E però li ha trasferiti in quella che era la sua cifra, il suo linguaggio, perché Luciano è sempre stato un pittore convintamente figurativo. Lui alla figurazione non ha mai voluto rinunciare, non ha mai voluto farlo, perché la figura gli serviva per offrire la sua visione del mondo,
per arrivare anche in maniera molto diretta a dire cose a volte anche scomode, ma realissime e concrete. Ma insieme a questo lui ha voluto ed è sempre stato straniero, nel senso che vi dicevo prima, l'ha sempre superato per riuscire. Non ha mai vissuto il figurativo come un limite, come una categoria. Lui quella categoria l'ha ridisegnata per come ha sentito, per come la sua sensibilità lo ha portato a fare. E quindi ha sempre coniugato la figura con questo lavoro sul colore e anche sui piani astratti, sulle geometrie che lo hanno portato a mettere insieme una cifra stilistica espressiva che rende riconoscibile tra milioni. E tutto questo però sempre con uno sguardo attento, delicato, con una ricerca di armonia, di equilibrio compositivo, e con una capacità di rileggere anche attraverso la grafica, era uno straordinario disegnatore, di rileggere anche una, diciamo, una figura tradizionale della pittura, la nudo femminile, un genere tradizionale, in una maniera anche lì, tutta sua, senza aspetti voyeuristici, con una sensualità reale, evidente, ma anche con grande rispetto e con grande garbo, facendo sì che l'arte, il senso dell'arte, il senso del dipingere venissero prima di ogni altra cosa. Sonia Toncelli si è appassionata all'arte, non poteva fare diversamente avendo accanto quest'uomo straordinario, ma a parte questo anche ha insegnato a scuola, quindi ha fatto esperienze, diciamo, creative con varie tecniche e materiali. E da quanto tempo, Sonia? Da pochissimo ha deciso di coniugare, di sintetizzare questo bagaglio artistico, cimentandosi non come a volte accade, lo dico, sono una donna, quindi posso permettermi di dire una cosa sulle donne, che spesso le pittrici si avvicinano, quando sono le prime armi, alla pittura con l'acquerello, che non è tecnica facile, per carità, non è per niente, però insomma tradizionalmente la si considera la tecnica delle donne. E invece Sonia, con il carattere che la contraddistingue, ha deciso di scegliere la via dell'incisione, che è anche quella arte tutt'altro che semplice, e qui mostra, ci propone con un'acqua forte, che è proprio l'incisione per eccellenza, quella dell'acqua forte, un ritratto femminile in cui è riuscita davvero a raccontare il disvelarsi progressivo, lento, di questa femminilità che si mostra, ma che rimane allo stesso tempo nascosta. Vedrete in quest'opera ci sono degli elementi che si spogliano, che si aprono, no? Che si schiudono, quindi un femminile che sì, chiede di essere ascoltato, di essere visto, ma che mantiene un po' quella privatezza, anche accentuata da queste forme rigorose, con dei piani ben definiti e delle linee. Quindi brava Sonia. Parlando del visibile, abbiamo anche Andrea Saltarelli, il quale è oggi a Venezia, quindi anche lui ascolterà. Con Andrea facciamo un salto indietro alle origini stesse della pittura, perché i suoi lavori guardano ai graffiti sulle pareti delle caverne, quindi c'è questa indagine sul simbolo, come direi anima costitutiva della pittura fin dalle sue origini, della necessità per l'uomo di restituire l'esperienza del contatto con la realtà attraverso delle forme simboliche, delle forme emblematiche che raccontano appunto della lotta per l'esistenza sulle pareti delle caverne e via via poi nell'evoluzione dell'arte attraverso i secoli. E Andrea ha messo a punto un proprio cifrario, un proprio codice popolato di simboli che lui chiama antropoglittici, che mettono insieme appunto l'umano con la forma così sintetica, creando un codice che parla all'oggi ma che in realtà intercetta una memoria antichissima. Anche lui, un carissimo amico ed artista che stimo moltissimo, Mauro è un artista di Torino, nasce come pittore peraltro un astrattista affinatissimo, e poi negli anni ha pensato di avvicinarsi alla fotografia, che per lui veramente però è soltanto uno strumento per continuare a fare quello che avrebbe potuto tranquillamente fare
fare con la pittura, e quindi cercare l'equilibrio, l'equilibrio compositivo, l'armonia, che ha qualcosa quasi di, ricorda un po' anche la dimensione aurea nei suoi lavori. Questa è una, si intitola Riflettendo su, scusatemi, adesso non mi ricordo, su Orazio, quindi è una, un'opera con la quale lui ha voluto dialogare in passato e l'ha fatto quindi attraverso un'opera, attraverso una composizione in cui c'è sempre, anche nel modo in cui vengono bilanciate le forme, c'è sempre la ricerca di un rigore compositivo, così come nei ritratti femminili, che talvolta nei suoi lavori sono diciamo dei nudi più espliciti, ma anche lì non c'è mai un tratto realistico, c'è sempre la voglia di dare o della donna un racconto intimo, quindi andare proprio a capire, a catturare attraverso lo sguardo, attraverso i gesti, la confessione, no, di un'interiorità segreta, di un'interiorità celata, e o comunque c'è sempre, anche attraverso dei corpi femminili che replicano le pose di statue antiche o che citano, diciamo, figure femminili di grandi quadri, di grandi classici del passato, trovare anche lì un equilibrio e un'armonia che usa in questo caso il corpo della donna, usa ovviamente nel senso migliore del termine, come veicolo di valori estetici che sono valori estetici senza tempo, non canoni che ingabbiano il femminile, ma canoni che esaltano il femminile come soggetto dell'arte da sempre. Grazie.